Buonasera e buon pomeriggio e benvenuti a l'ultima purtroppo delle nostre conferenze sui temi della mostra. E oggi ospitiamo veramente lei che ci ospita, ci ospiterà Stefania Fogagnolo che ci parlerà uno degli edifici importanti della città romana, soprattutto della città pubblica, le terme, quindi un edificio destinato al popolo, destinato proprio ai cittadini e non solo ai cittadini, ma esattamente al popolo, quindi a tutti i presenti, a tutti coloro che frequentano la Civitas. E nella mostra abbiamo ospitato pochi esemplari di impianti termali perché la loro estensione era piuttosto vincolante ed è forse però l'unico ambiente in cui abbiamo voluto un pochino immedesimarci nell'atmosfera delle terme, e soprattutto grazie a un celebre passo di Seneca che descrive molto bene la vita delle terme e di cui Stefania poi ci farà ce ne parlerà. Io dunque, come vi ho detto, questa è l'ultima della serie di conferenze che abbiamo organizzato per questa fase della mostra. Perché diciamo, stiamo per aprire la seconda fase, diciamo, quindi le ultime due sezioni della mostra che ancora non sono esposte e come vi avevamo detto dalla prima delle conferenze, presenteremo queste tipologie, e cioè le infrastrutture e i mercati, solo dopo che saranno aperte. E interromperemo quindi con oggi il ciclo di conferenze che riprenderemo sicuramente a settembre, anche perché abbiamo tralasciato due tipologie molto importanti presentate nella mostra, che sono gli archi trionfali onorari e le porte urbiche. Quindi queste tipologie verranno presentate nel ciclo di conferenze che inizierà nel mese di settembre. La data per l'apertura delle ultime due sezioni, preventivata per il momento, ma abbiamo ancora un po' di incognite, è il 20 di giugno. Comunque vi ribadisco che dal 2 giugno sarà possibile visitare i mercati di Traiano e quindi il Museo dei Fari Imperiali e la nostra mostra. Lascio quindi volentieri la parola a Stefania che potrò seguire per un po'. E saluto tutti i presenti e vi invito comunque a contattarci sia via chat o anche via mail. Le nostre mail istituzionali le potete trovare praticamente ovunque, e anche per avere una sorta di, come dire, di carnet di persone che sono state interessate a questa nostra iniziativa. Lascio la parola a Stefania e vi saluto. Bene, grazie, grazie Claudia, buonasera a tutti. Allora, un saluto e a questa giornata che cercheremo insomma di fare un passo indietro andando a ripercorrere un po' quella che è la storia delle terme romane, cercando anche di farvi rivivere un po' quella che può essere l'atmosfera che si viveva all'interno di questi complessi così importanti, come vedremo, non solo da un punto di vista architettonico, costruttivo, ma proprio impattanti anche nella vita quotidiana del cittadino romano. Allora, diciamo, quindi vi dicevo, le terme sono sicuramente una categoria di monumenti antichi considerati già dagli stessi romani e poi fino ai giorni nostri come un ammirabile esempio di composizione proprio per l'articolazione di spazi che avevano forme diverse e dimensioni
decisamente dalle più piccole, come vedremo, a coprire grandi estensioni, a volte anche appunto imponenti. E la storia e la configurazione di questi monumenti in realtà si intrecciano e si coniugano forse anche più di ogni altra forma di architettura antica con aspetti differenti della civiltà romana. Da una parte appunto abbiamo aspetti sociali perché furono comunque un servizio pubblico, e incisero sul costume in quanto entrarono a far parte dei riti di massa, oltre chiaramente ad avere poi coprivano l'esigenza dell'igiene, della medicina, che furono degli strumenti terapeutici, e inoltre anche da un punto di vista delle tecniche costruttive. Nelle terme si sperimentarono le costruzioni in cementizio potevano permettere di coprire nelle volte soprattutto grandi luci, grandi spazi, e anche sistemi tecnici per il riscaldamento delle piscine, per il riscaldamento dei pavimenti, dei muri, come vedremo. E quindi sono sicuramente ancora oggi noi ammiriamo questo complesso di edifici. Il vocabolo terme deriva in realtà dall'aggettivo greco thermos, che significa caldo, ma le parole di origine latina che erano collegate con la nozione di bagno sono invece lavatum, lavatio, lavatrina, che però rimasero limitate all'ambiente privato. Dal primo secolo invece viene preferita la forma balnea. Balnea e terme hanno finalità comuni, ma in realtà hanno una profonda differenza, perché con le terme intendiamo grandi impianti costruiti direttamente dallo Stato o dalle amministrazioni locali, mentre i balnea, così come ci ricorda Varrone nel primo secolo avanti Cristo, erano sì bagni pubblici, ma costruiti su iniziativa dei privati. Quindi, e poi abbiamo ulteriormente il balneum, che sono piccoli bagni, più piccoli nel senso di sono quelli annessi invece a delle residenze private. Quindi a livello di bagni pubblici, così come illustra un po' questa diapositiva, possiamo trovare delle terme che sono state fatte costruire sia dallo Stato, dai governi delle città, come questa di Ostia, no? Dalla colonia della città di Ostia, le terme del Foro e anche gli impianti termali della città stessa, o i grandi impianti fatti costruire dall'imperatore, come a Roma le terme di Caracalla, e poi vedremo anche quelle di Traiano, di Caracalla, di Diocleziano. Su iniziativa privata vi ho messo solo a esemplificazione un'immagine dei balli annessi poi ad una domus anche, ma sicuramente aperti al pubblico, come questi dei costruiti rinvenuti durante la costruzione della metropolitana vicino alla stazione Termini a Piazza dei Cinquecento. I costruttori potevano gestirli, ma potevano anche affidare la loro gestione a un condotto, quindi ne potevano appaltare la gestione di questi grandi impianti. Quindi i balnea però si distinguevano anche per un altro aspetto, proprio dimensionale, perché proprio per le loro dimensioni più contenute risultavano anche più facilmente inseribili nel tessuto urbano. Tant'è vero che sono molto più numerose, e questo noi lo sappiamo dalle fonti. Plinio il Vecchio, citando ovviamente la Roma dei suoi tempi, contrappone le terme a 170 balnea. Mentre questa distinzione la ritroviamo ancora nel IV secolo d.C. nei cataloghi regionali, quando vengono censiti a fronte di 11 terme, quindi 11 grandi impianti termali, ben 856 balnea. Dalla testimonianza sempre degli autori latini possiamo dedurre inoltre che sul finire della Repubblica la pratica di prendere i bagni, quindi di praticare i bagni, è ormai così tanto diffusa che anche a livello di ricche domus il balneum è presente esattamente quanto tutta un'altra serie di sale, non solo il cubicola o il declinia, ma tutti gli altri annessi che sono appunto dalle biblioteche, ai giardini, ai portici. E solo per darvi una dimostrazione ovviamente a grande scala, nel senso che questa di Piazza Armerina, la Villa del Casale, è una lussuosa dimora aristocratica di IV secolo,
vedete l'area che va a occupare tutta quella che è comunque una grande, una, un impianto termale privato però. Chi non poteva permettersi di prendere un bagno, avere un bagno privato, pagando delle cifre che sono, come poi vedremo, accettabili, irrisorie, quindi aperte sicuramente, diciamo, abbordabili per tutti, poteva recarsi quindi ai bagni pubblici. Questa abitudine diventerà così tanto popolare che Orazio, e siamo ancora appunto nel primo secolo, in una delle epistole, parlando del contrapponendo quelli che sono i vantaggi di una vita agricola rispetto a quella cittadina, parlerà proprio di ludus e balnea, quindi balnea, quindi la pratica di recarsi alle terme, come un'attrazione e un sinonimo di piacevolezza della vita urbana. E se ricordiamo ancora alle testimonianze degli antichi, abbiamo qui in una epistola a Lucilio del filosofo Seneca questo ricordo di un piccolo bagno che aveva visitato, aveva visto, visitando appunto la villa dove era stato esiliato Scipione l'Africano nella zona di Literno. E secondo quella che era un po' una pratica culturale, una sorta di topos culturale degli intellettuali dell'epoca che contrapponevano, no, l'austerità, la sobrietà degli antichi mores alla lussuria dei tempi presenti, vediamo proprio che lui contrappone questo piccolo bagno che doveva essere anche oscuro e buio, lui dice, per poter essere caldo, il bagno appunto dove Scipione l'Africano, che è chiamato il terrore di Carthagine, che lavava la sua così lavava la sua stanchezza, contrapposto a quella che sono ormai già la meraviglia, le magnificenze degli impianti della sua epoca, dove adesso non lo leggiamo che è ben lungo, però appunto si parla di arredi preziosi, di marmi colorati, di pitture, si parla di vetri ai soffitti, di rubinetti d'argento, e quindi già così siamo appunto all'inizio dell'impero, in qualche modo siamo nella prima metà del primo secolo d.C., possiamo renderci conto di che come questa pratica, questo uso di prendere i bagni ha già fatto, ha inciso nella vita proprio del cittadino, quindi dicevamo non solo a livello proprio architettonico, ma anche a livello proprio culturale, mentale. E veniamo a parlare di come in qualche modo in ambito romano, quindi nell'ambito della civiltà romana, le terme si diffondono. Chiaramente abbiamo detto non è che sono un'invenzione romana, esistevano già presso i greci, ma sono state soprattutto praticate a livello di prendere un bagno caldo per immersioni. E passiamo appunto da questa usanza, comunque, di cui abbiamo attestazioni non solo negli autori nel IV, nel III secolo avanti Cristo, passiamo da questi bagni caldi per immersione alla successione, questo è importante sottolineare, alla successione dei bagni caldi in vasche riscaldate artificialmente, che vengono questi bagni alternati poi ai bagni nelle piscine di acqua fredda. Questo che è il vero passaggio, diciamo, lo sviluppo che gli architetti, gli ingegneri romani in qualche modo compiranno, sembra che in realtà sia stato, abbia diciamo, avuto una sua messa a punto, possiamo dire sia nato in qualche modo, più che altro sembra in area italica, nel corso del secondo secolo avanti Cristo, ed in particolare in Campania. Forse anche proprio legato al fatto, alla presenza di una importante risorsa naturale che era quella delle sorgenti naturali calde, che già pensate uscendo a circa 60 gradi permettevano quindi non solo la possibilità di prendere dei bagni appunto caldi, ma anche di utilizzare appunto dentro stanzette inizialmente naturali costruite proprio i bagni di sudore, quindi questa pratica della sudazione,
che, come veniva anche sottolineata e richiesta negli stessi testi di medicina, sia della scuola italica che anche quella ippocratica, avevano, diciamo, erano visti come decisamente favorevoli per curare gli umori delle malattie. E si è passati quindi da questo sistema, abbiamo citato quindi le sorgenti naturali, poi ad ambienti riscaldati tramite braceri, fino poi ad avere il vero e proprio sistema di riscaldamento artificiale chiamato, quello definito, ad ipocausto. E questo sistema che ci viene descritto da Vitruvio è stato appunto, diciamo, sfruttava fondamentalmente la presenza di un intercapedine sotto gli ambienti caldi. Quindi è importante sottolineare che l'utente si trovava a camminare su un pavimento dove c'erano poi collocate anche le vasche con acqua calda e quindi vasche in muratura che erano ad una quota differente rispetto a tutto quello che era il piano di servizio. A livello di questo piano, quindi inferiore, dove la differenza di intercapedine può più o meno essere alta circa un'ottantina di centimetri, per arrivare chiaramente a molto di più nei grandi impianti, quelli che poi vedremo, i grandi impianti imperiali, però a livello di questi intercapedine veniva aperto dei veri e propri camini di prefurnia, chiaramente collegati con l'ambiente di servizio dove percorsi dagli inservienti, che potevano alimentare questi fuochi, e l'aria calda così generata aveva modo di percorrere, di diffondersi tra questi spazi sostenuti da pile di mattoni, per lo più sono vessali, mattoni quelli quadrati da 20-20, che sostenevano a loro volta appunto la pavimentazione poggiante sopra dei tavelloni di pedali, i mattoni quelli più grandi di tutti quelli da 59 cm di lato. L'aria calda si diffondeva anche, veniva poi convogliata, incanalata dentro delle tubazioni di terracotta cave, i tubuli, con cui venivano foderate le pareti dell'ambiente. Questo permetteva quindi l'aria che naturalmente fisicamente tende a risalire, quindi veniva immessa poi, perché a un certo punto più o meno all'altezza delle imposte delle coperture degli ambienti, i tuboli erano lasciati quindi liberi, non erano più quindi ricoperti, e l'aria entrava e si diffondeva negli ambienti. Similmente venivano riscaldate anche proprio l'acqua dentro dei veri e propri boiler delle caldaie, collegate poi con dei rubinetti per poter ricolmare di acqua calda, riempire le vasche in muratura dove vediamo si prendevano poi, ci si immergeva per il bagno caldo. E a livello archeologico questi sono un po' gli elementi caratterizzanti che ci qualificano quando si scava, quando si viene in contatto con un edificio, anche per definire subito che è una terra, quando si trova o un tubulo o dei resti di pile, siamo sicuramente in un settore riscaldato di un edificio che si può chiaramente qualificare come termale. Vedete poi qui sopra il piano di pedali, venivano poi stesi tutta una serie di strati di questo intonaco impermeabilizzante, il coccio pesto, questa unione di malta e mattoni frantumati. E questo è un po' un aspetto caratteristico di grandi ambienti dove è venuto giù praticamente la sospensura, no? Della pavimentazione sospesa. E quindi vediamo a quelle che sono, questa è un'immagine ricostruttiva dove un po' così cominciamo a prendere confidenza come si potevano presentare, vedete dal fuoco alimentato dai prefurnia nella zona di servizio, non solo quindi i famosi cali d'aria ma anche i tipi d'aria, cioè nella sequenza poi degli ambienti con temperature differenti, che quindi aiutavano il passaggio del frequentatore fino appunto al calidario dove si potevano effettuare i bagni riscaldati.
E veniamo a quelle che sono forse tra le più antiche testimonianze delle terme, proprio dicevamo in Campania e in particolare qui a Pompei. Questo è nella pianta, come lo vediamo, già è nell'evoluzione di questo impianto, la cui fase più antica risale alla fine del IV, del inizio III secolo a.C., in una zona, in questa settentrionale, dove la fase più antica prevede già la presenza di un pozzo, di piccole stanze all'interno delle quali sono vasche ancora individuali e poi anche un cortile adibito a palestra. E di questo aspetto poi, diciamo, della palestra e quindi delle attività fisiche, anche questo poi ne avremo modo di parlare a lungo, però è sicuramente un altro degli elementi caratteristici poi di questo tipo di edificio e della loro applicazione quindi sviluppo in ambito romano. Nel secondo secolo queste terme le terme stabiane lungo via dell'abbondanza e avevano innanzitutto già delineato il settore, la presenza di due settori distinti destinati appunto agli uomini e alle donne, questi in giallo, corrispondenti proprio con ciascuna con un proprio ingresso e sicuramente in questa zona più, diciamo, in questa fase ancora molto antica era già presente il calidarium, cioè una stanza, in questo caso a pianta rettangolare con vasca terminante con un'abside. Era ancora chiaramente presente la palestra, che ora viene, diciamo, dotata di un colonnato e quindi di un peristilio. Gli ambienti, abbiamo detto, suddivisi, vennero poi ulteriormente trasformati, e questo ci dà anche la testimonianza dell'importanza della terma, che continua ad essere utilizzata e ha necessità di trasformazioni e, come vedremo, ampliamenti. Tra il 90 e l'80 a.C. i duoviri della colonia appaltarono la costruzione di un laconicum, una stanza qui, in seguito poi vedremo trasformata in frigidario, però originariamente una stanza destinata alla sudazione, cioè quindi ai bagni di sudore, dove il caldo era, diciamo, agevolato non solo dal prefugno, ma anche dall'ambiente stesso particolarmente chiuso, e che favoriva quindi la conservazione, e erano i locali sicuramente dove la temperatura erano le più alte. Inoltre appaltarono anche la costruzione di un destiziarium, cioè una sala dedicata appunto a potersi ripulire dal sudore, pulizia che veniva effettuata scorgendosi di olio misto a sabbia, che poi veniva raschiato dalla pelle con il famoso, diciamo, attrezzo, no? Lo strigile, che aveva questa estremità ricurva. Successivamente ancora, prima, diciamo, durante il primo secolo dopo Cristo, prima al momento ancora dopo il terremoto e prima dell'eruzione, queste terme ebbero una nuova trasformazione, nel senso anche di un ampliamento. Innanzitutto c'era quindi una necessità di una maggiore capienza, tant'è vero che venne inglobato parte di una proprietà privata, di sicuramente di una casa sul lato occidentale, e venne realizzata la costruzione di questa natazio, cioè una piscina ai lati della quale doveva essere lo spogliatoio. E ormai, diciamo, il laconicum nel settore maschile venne trasformato invece in un frigidarium, mentre vedete come il settore femminile resta sempre più piccolo, un po' più compresso, ma comunque, diciamo, ormai siamo sicuramente davanti al fatto che abbiamo già tutte le caratteristiche di quelli che saranno gli impianti che poi saranno, diciamo, sviluppati in epoca successiva, e non solo sul suolo italico, insomma, non solo sulla penisola italica, ma un po' in tutto l'occidente romano, con questa successione quindi di ambienti
che accompagnavano dallo spogliatoio, dall'apoditerium, la sala del tepidarium, il calidarium, e poi vedremo che sull'asse si disporrà anche il frigidarium. Vi ho messo delle immagini di queste terme, e solo per commentare, questo abbiamo detto era il conicum trasformato poi in frigidarium, ma in questo ambiente invece è il calidarium. Ogni tanto abbiamo inserito questi bei fumetti di premura, che erano immagini utilizzate, realizzate per una mostra, proprio per un catalogo che venne fatto, mi pare, alla fine degli anni 80 o all'inizio degli anni 80, sulla vita quotidiana nelle terme. Fumetti che, su basi sicuramente scientifiche, nel senso di surpassi di autori antichi, andremo anche citando, e sui dati archeologici, ci restituiscono un po' l'ambientazione che doveva esserci in questi ambienti. Cominciamo a notare anche quello che vi dicevo, la chiusura, nel senso di tentare di mantenere che l'ambiente stesso doveva avere poche prese d'aria e quindi solo dei lucernai in alto per la luce e per la diffusione della luce e per il ricambio d'aria. Questo elemento è un classico elemento, appunto, che si ritrova nelle terme, un lavacrum che serviva, appunto, veniva come un basso bacino, un basso bacino che veniva alimentato proprio dagli inservienti che vi portavano nelle brocche dell'acqua, acqua che veniva quindi utilizzata sì per infrescarsi, ma comunque che nell'ambito dei calidaria aiutava anche proprio la sudorazione. E veniamo quindi a Roma ad illustrare come in una grande città abbiamo qui un insieme di questi impianti termali pubblici, quindi voluti dall'imperatore, quindi di costruzione pubblica, cioè dell'imperatore, donati quindi alla cittadinanza. Sono alcuni cerchi qui, ne raggruppano diversi, ve li vado a elencare, ma sono più che noti, a parte i tre grandi impianti: Traiano, Diocleziano, Caracalla. Abbiamo poi in Campo Marzio le terme di Agrippa, le terme alessandrine, le terme di Tito, a seguire in epoca traianea, oltre all'impianto delle terme di Traiano, i bagni di Sura, di Lucio Sura, che sono sempre di epoca appunto traianea. Dopo Caracalla abbiamo le terme di Decio sull'Aventino, e dopo quelle di Diocleziano avremo l'ultimo impianto costruito e donato alla città, sono quelle di Costantino. È chiaro, più mancano ovviamente tutte quelle che non conosciamo, ma di cui citavamo l'alto numero dei balnea, quindi privati, di gestione privata, ma aperti probabilmente per zone, per quartieri, per vici, quindi destinati a comparti di utilizzo più piccolo. La presenza di tutti questi impianti è chiaramente funzionale, va con l'aumento demografico della città. Ecco perché ovviamente poi gli imperatori si ritrovarono a favorire lo sviluppo di queste costruzioni, che erano costruzioni pubbliche a tutti gli effetti, nel senso che rispondevano a pari di tanti altri edifici o sacri, o come abbiamo visto destinati ai giochi, erano anche espressione di operazioni di evergetismo verso la cittadinanza. Le più antiche, quindi nell'ambito di questa categoria, le più antiche sono le terme di Agrippa in Campo Marzio centrale. Siamo in una zona, vennero costruite nel 25 avanti Cristo, e in un settore che in quel momento aveva in epoca augustea, proprio anche per Agrippa si occupò di implementare, di seguire i lavori di questa grande attività edilizia. Siamo alle spalle del Pantheon e circondata da tutta una serie di edifici di quest'epoca. Abbiamo la Basilica di Nettuno, i Sette
giura, edifici anche civici, il diribitorium, abbiamo e alle spalle probabilmente connesse con questo impianto termale doveva essere poi lo stagno che era una zona paludosa e che Agrippa aveva curato la bonifica e che come vedremo sarà sicuramente collegato con l'impianto termale. Di queste terme diciamo subito abbiamo poco e niente, nel senso che vedete siamo ancora su impianti che coprono un'area rettangolare e la conoscenza di questo edificio è a livello di rudere praticamente. Il rudere più grande è questo dell'arco della Ciambella, che era una grande sala di circa 25 metri di diametro, una sala la cui funzione non è chiara, ma sicuramente un salone, diciamo, annesso a quelli che erano tutta la sequenza dei bagni riscaldati. Manca sicuramente ancora il frigidarium, in quanto sappiamo anche dagli autori antichi che probabilmente nel caso delle terme di Agrippa sfruttò la presenza di questo stagno, e proprio Plinio, ma lo stesso Strabone ci ricordano la piacevolezza di andare a bagnarsi in questa zona, quindi per il bagno freddo, che era circondata da un nemus, da un boschetto, abbellita da 300 statue, e ricorda tra queste appunto la statue anche importanti opere di Lisippo, il famoso Apopsiomenos, che qui abbiamo una copia che viene da un altro piccolo impianto termale, dalle cosiddette terme del vicolo dell'Atleta in Trastevere, e ancora sempre un'altra statua di Lisippo che Strabone ci ricorda era la statua di un leone giacente. Quindi cominciamo anche a cogliere un ulteriore aspetto che dicevo della complessità di questa categoria di edifici, che è quello del un po' del raccoglitore di opere d'arte. E quindi l'apparato, non solo poi l'arredo proprio a livello di marmi che abbiamo visto e dipinti, ma anche proprio a livello di opere d'arte, raccolta di opere d'arte, che queste terme hanno, proprio perché svilupparono anche tutto un aspetto di tipo culturale. Le terme, e qui vi ho messo un altro elemento di arredo che deriva, questo è il cosiddetto pignone conservato ai Musei Vaticani, che è una grossa pigna in bronzo e che doveva essere probabilmente una fontana, questo per cercare di dare un po' un'idea degli arredi. L'impianto successivo, ed è forse il primo costruito per volontà di un imperatore, è quello delle vicine terme di Nerone, o chiamate anche Alessandrine, proprio perché Nerone le fece costruire tra il 62 e il 64, ma Alessandro Severo le restaurò. Non sappiamo quanto fosse impattante, nel senso di stravolgere la pianta originaria, ma siamo ancora dentro degli impianti che hanno la caratteristica di essere compatti, cioè non c'è il recinto che poi incontreremo dopo, ma siamo con queste terme che conosciamo anche in questo caso per lo più a livello di rudere e colazione di ruderi e di piante riprodotte da architetti rinascimentali, come Antonio da San Gallo il Giovane, dal Palladio. Le conosciamo appunto così solo attraverso questo tipo di documentazione, ma già possiamo vedere che si è ormai standardizzata quella che è l'elemento di spina centrale, con la sequenza delle stanze che vanno dal caldo alla fredda, con la piscina, la natazio nella parte estrema a nord, e con appunto questo asse centrale che farà da simmetria rispetto allo sviluppo simmetrico delle sale e degli ambienti
ai suoi lati. In questo caso quello che colpisce è la presenza di queste due grandi palestre circondate da portici, portici che sappiamo circondati da un colonnato, e da questo colonnato, insomma, alcune di queste colonne furono trovate in passato, basta citare quelle che nel 600 la coppia di colonne di granito che andarono a sostituire quelle danneggiate del trono del Pantheon, o queste altre due colonne che sono state rinvenute nella zona di San Luigi dei Francesi e che sono state qui posizionate vicino a Piazza Santo Eustachio. O altra presenza anche caratteristica, come a livello di arredo, queste vasche per lo più monolitiche, per lo più in granito, e dalle terme di Nerone ne sono state trovate, se non vado errato, mi pare 8. L'ultima è questa, che si trova sempre vicino a Piazza Santo Eustachio, alle spalle di Palazzo Madama, dove è stata ritrovata durante lavori effettuati di manutenzione del Senato stesso, appunto, e che venne donata dall'allora presidente Spadolini, e che quindi portato, insomma, si può chiaramente ammirare, ammirandone soprattutto le dimensioni di questi bacini. Questo tipo di pianta lo ritroviamo ancora nell'impianto successivo delle terme di Tito, fatte inaugurate nell'80 sulle pendici del Colle Oppio, dove abbiamo ancora, appunto, molto molto vicine a quelle che abbiamo visto precedentemente e conosciute ancora per lo più a livello sempre di piante effettuate in epoca rinascimentale, pianta del Palladio, dove all'epoca, insomma, vedete qui ruderi, che non sono solo quelle di Tito, ma sono anche quelle delle vicine terme di Traiano. E con le terme di Traiano, effettivamente realizzate probabilmente da Apollodoro di Damasco e costruite in pochissimi anni, tra il 104 e il 109 d.C., abbiamo ormai consolidato quello che sarà il grande impianto delle terme pubbliche imperiali. Diciamo che la parabola dell'evoluzione, dello sviluppo di questo architettonico, di questo tipo di stabilimenti, è ormai giunta a definirsi alla perfezione in qualche modo. Le terme di analoga pianta, le successive, quelle di Caracalla e quelle di Diocleziano, saranno così. La variazione sarà sull'estensione, sugli arredi, ma tecnicamente sono ormai costituite. Ci potrà essere, appunto, una sperimentazione architettonica che sarà a livello di volumi delle singole sale. E quindi qui solo per vedere la differenza, diciamo, come si pongono, come si rapportano, e da un punto di vista dimensionale rispetto alle vicine terme di Tito, che comunque coesistono e che i due grandi complessi vanno ad impattare ovviamente e a dare il colpo di grazia definitivo, a obliterare completamente il padiglione qui della Domus Aurea, ormai già, diciamo, da epoca Flavia la Domus Aurea completamente smantellata. E quindi le terme di Traiano insistono su questa terrazza che viene sistemata a livello, diciamo, anche utilizzando le precedenti sotto gli edifici sottostanti, realizzando un'ampia superficie quadrangolare. Questa superficie, quindi, per la prima volta abbiamo la presenza di un grande recinto intorno a quello che è la parte dell'impianto termale vero e proprio. Dall'accesso verso nord, da questo grande vestibolo, si entra in un muro che è ben alto, ben compatto, animato dalla presenza di absidi, di questa grande sedra sul lato opposto dell'ingresso principale. E tutto questo spazio intorno è uno spazio destinato a giardino. Giardino che in questo caso, cioè, che non è destinato alle attività fisiche, quanto piuttosto
all'attività di passeggio, perché è comunque l'altro grande aspetto che poi le terme assumeranno nella vita del cittadino, è quello dell'aspetto sociale. Ci si recava alle terme, oltre che per fare i bagni, per un discorso di igiene, appunto per incontrarsi, per fare affari, per andare con gli autori, come ci racconta Marziale, per andare a cercare di struccare un pranzo, per cercare di entrare nel novero dei clienti di un signore, perché diciamo anche che la frequentazione delle terme è molto trasversale, ci vanno tutti, dal popolo e, come sappiamo, agli imperatori, anche se questi ultimi avevano poi le proprie terme, ovviamente nei propri palazzi. E quindi si curerà anche, sono luoghi dove poter assistere a degli spettacoli, dove luoghi poter anche fare una attività culturale, intellettuale, nelle biblioteche. In queste sedre, come questa diciamo, del lato sud-occidentale del recinto traianeo, sappiamo che sono appunto destinate a vere e proprie biblioteche per la presenza di questi cassi, veri e propri armadi, per contenere i volumi dei libri. All'interno del nostro cuore, dell'impianto, ormai abbiamo detto l'asse delle sale principali, dalla piscina, dalla natazio, quindi la piscina per i bagni ad acqua a temperatura ambiente, alle piscine, i percorsi all'indietro, veramente dal calidario al tepidarium, al frigidarium e poi alla fine la piscina. Ai lati le palestre con ambienti probabilmente, questi sono indicati nel numero 3, sale probabilmente destinate agli apoditeri, cioè agli spogliatori. E in questo momento, sì, in questo punto vi inserisco un breve video, perché mi sembrava anche giusto per cercare di portarvi un po' più facilmente dentro questo discorso, per farvi vivere un po' questo ambiente. Sono fatto ricorso ad un video effettuato appunto proprio dalla sovrintendenza capitolina, cura dei funzionari che hanno seguito gli ultimi scavi delle terme di Traiano, ne hanno curato appunto lo studio, e poi diciamo, un video che adesso vi illustrerà un po' meglio a livello, utilizzando le tecniche della ricostruzione in 3D, per farvi un po' rivivere queste strutture che oggi vediamo solo a livello di murature. Sono ancora visibili alcuni resti monumentali delle antiche vestigia traianee, ma è stato grazie ai frammenti della forma urbis e ad alcuni disegni del XVI e XVII secolo che si è potuta ricostruire la planimetria dell'intero complesso. Traiano affidò il progetto all'architetto Apollodoro di Damasco, che scelse di non seguire l'orientamento nord-sud dei sottostanti e precedenti edifici, ma di sfruttare appieno la luce e il calore solare, orientando gli ambienti caldi del nuovo complesso verso sud-ovest. Ma il dato più innovativo fu la volontà di aprire le terme al popolo, che le utilizzava per attività di diversa natura. Nell'area delle terme, largo spazio era dedicato anche alle attività sociali e culturali. La funzione dell'imponente esedra sud-occidentale, ad esempio, doveva essere quella di una biblioteca. Un'accurata analisi dei numerosi fori e incassi presenti sul laterizio ha permesso di ricostruire la presenza di ante armadi preziosamente decorati, che contenevano carte, rotoli e pergamene. Ma l'intero complesso era soprattutto una meraviglia architettonica ornata di marmi policromi e dotata di soluzioni tecnologiche all'avanguardia, aperta a tutti, per mostrare la gloria di Roma e dell'imperatore Traiano, che l'aveva donata al popolo. Era una struttura magnifica, che partiva da un blocco centrale da cui in asse si susseguivano la natazio, con i suoi oltre 5.000 metri quadrati, il frigidarium, il tepidarium ed infine il calidarium. Tutti gli altri ambienti erano disposti simmetricamente ai loro lati.
solo come notazione importante anche questi complessi avevano delle necessità proprio a livello, e quando parlavamo anche degli aspetti tecnici, ingegneristici di queste costruzioni, ci riferiamo proprio al sistema di conserve idriche e poi tutto quello che era la rete di distribuzione. È chiaro che degli impianti così grandi, dove solo per dare un dato la frequentazione arrivava a 3.000-3.500 persone, quindi immaginate non solo l'esigenza di alimentare le vasche, le fontane, i ninfei, ma anche delle pulizie, tutta l'esigenza proprio igienica di poter utilizzare questi grandi complessi, c'era sicuramente quindi l'esigenza di realizzare delle grandi conserve idriche. Abbiamo solo per, quindi vi ho messo questa immagine solo per dare questa notazione di tipo tecnico, la cisterna delle sette sale, che è una cisterna, una grande costruzione, diciamo tutta sopra terra, con questi corridoi, in realtà non sono sette, sono nove, impermeabilizzati, dovevano quindi contenere l'acqua, incamerare l'acqua, così come avremo poi il famoso bottino di Terni, un'altra grande cisterna, quindi a pianta trapezoidale. Sono soluzioni quindi a livello planimetrico anche differenti, e qui abbiamo in una immagine, diciamo, che chiaramente sono edifici talmente grossi che anche a livello di resti, di ruderi, possono facilmente permanere e conservarsi a lungo nel tempo, tant'è vero che il bottino di Termini venne distrutto artificialmente, altrimenti sarebbe ancora lì. E adesso andando un pochino più, diciamo, più veloce nel senso delle terme di Caracalla e le terme di Diocleziano, dicevamo ormai la canonizzazione dell'impianto è questa, quindi abbiamo sempre la presenza di questo grande recinto costruito in una zona, quindi sicuramente in funzione di un settore della città necessitante di un grande impianto di questa mole, che si trovava appunto collegato anche fuori ormai del circuito delle mura serviane, ma collegato sulla via Nova, ma in relazione all'ingresso in città della via Appia, e venne costruito velocemente anche questo impianto, dato poi la sovvenzione imperiale, costruito in soli 5 anni tra 212 e 217, venne poi ulteriormente abbellito anche dagli altri imperatori della casa dei Severi, e continuato a restaurare ancora da Aureliano, da Diocleziano, da Teodorico. Praticamente sappiamo che di certo durò per almeno 3 secoli, il suo funzionamento andò a fuori gioco praticamente soltanto con il taglio degli acquedotti, con il sacco di Roma del 576. Anche in questo caso un grande intervento costruttivo su un terrazzamento in parte artificiale, perché si collocava tra una valle, quella tra il Celio e l'Aventino, e alle spalle doveva essere l'altra grande conserva idrica. Di novità, appunto, l'accesso è sempre lo stesso. Vi ho messo però queste immagini sotto un po' perché volevo rendere, appunto, queste sono sicuramente l'impianto più grande che ci è pervenuto in integro. Ma noi, insomma, questo è noto, che ci destano tanta ammirazione e tanta meraviglia, ma colpisce che noi veramente lo vediamo e lo ammiriamo solo a livello di scheletro. Questa immagine è solo una pallida notazione di come una parete, che noi leggiamo, questa della Natazio, praticamente che noi leggiamo sulle assenze, di tutta quella che era l'articolazione proprio architettonica decorativa, con presenza di colonne, vicoli, più piani appunto di architettonici. E un ulteriore elemento da sottolineare, vi dicevo, ormai anche se
L'impianto è quello, si giocherà su sperimentazioni di tipo proprio architettonico. Qui è sicuramente particolare la sala del calendario principale, che è a pianta circolare, aveva una cupola che ha poco da invidiare a quella del Pantheon, poggiata su 8 grandi pilastri, tra i quali si distribuivano poi le vasche per il bagno caldo. E l'altra grande sala, le altre grandi due sale meravigliose sono questa del Frigidarium, dove c'erano 3 grandissimi ambienti chiaramente collegati, coperti da, però sottolineati dalla copertura con volte a crociera, per poi arrivare su questa enorme piscina della Natazio, particolarmente diciamo abbellita anche da giochi e da fontane d'acqua. Ai lati le palestre, tutto in una profusione di sontuosi marmi e policromi, un po' come abbiamo visto nella ricostruzione precedente, marmi non solo a livello appunto di colonne e di rivestimenti, anche ovviamente di pavimentazioni, così come splendidi mosaici. Nel giardino, nelle sedre, diciamo nel giardino, queste due coppie di sedre, anche qui probabilmente ambienti, oltre alle biblioteche, anche ambienti proprio destinati alla raccolta anche di opere d'arte, che non solo erano distribuite nell'impianto proprio, diciamo, nelle sale proprio, ad abbellire le sale, ma anche in ambienti che non a caso diciamo, gli autori ci testimoniano che venivano definiti, chiamati museia. Un'immagine poi successiva, vabbè, vi ricorderò solo così, citando alcune famosissime statue che vengono dalle Terme di Caracalla. Per dare un cenno su tutto quello che era, che avevamo parlato prima, non solo a livello di ipocausti, questi due livelli, ma a livello proprio appunto di costruttivo proprio, cioè era un livello di frequentazione, dove esisteva tutto un tipo di vita e dove c'era una sorta di girone infernale dantesco a livello sottostante, con questi una vera e propria rete di corridoi, che dato poi le caratteristiche appunto dimensionali di un impianto come questo, questi corridoi raggiungono delle dimensioni notevoli. Abbiamo in questo caso mi pare che sono 6 metri di larghezza per quasi altrettanto di altezza, per raggiungere anche appunto non solo la parte appunto di servizio, così portando tutto quello che poteva servire, ma fondamentalmente per andare ad alimentare tutti questi prefurnia, e la necessità principale era quella di portare e immagazzinare legna. Immaginate il quantitativo di legna che doveva essere accumulato, stipato per il funzionamento di queste terme. Terme che forse non, diciamo, possiamo già cominciare a dire, il funzionamento era quotidiano e dall'alba, dalle prime luci diciamo della giornata fino al tramonto, quindi andavano avanti in maniera incessante. Con l'impianto delle terme di Diocleziano, realizzate in una zona, in un altro settore della città, cioè nella parte più alta del Viminale, tra il 298 e inaugurate nel 306 d.C., abbiamo appunto stesse caratteristiche, quindi non mi soffermo. Mi piaceva ricordare diciamo, la ricostruzione della parete del Frigidarium, questa effettuata diciamo, in anni recenti, infatti è ritornato anche agibile. Così, e soprattutto forse questa è la terma che ci permette di forse notare quanto l'enormità della mole di simili costruzioni, diciamo, non solo nel suo insieme, ma a livello anche di singole sale, va a impattare su una città come quella di Roma, una città continuità di vita. E a differenza quindi di un impianto che è caduto in rovina ed è stato quasi diciamo completamente spogliato e sono rimasti dei ruderi che non restituiscono l'insieme continuativo come può essere nel caso delle terme di Traiano,
l'insieme invece completamente spogliato, come quello di Caracalla, abbiamo quelle di Diocleziano che continuano a vivere nella città, che vive su se stessa, e quindi in queste grandi sale, ormai, diciamo, ormai nel tempo, avendo perso l'unità di quello che era l'edificio in sé, ogni settore, ogni quasi sala vive un po' una sua storia, e dall'età rinascimentale in poi ne abbiamo un utilizzo nel settore, diciamo, occidentale, inglobato in quelli che erano i magazzini papali dedicati alla nona per l'immagazzinamento del grano, ma poi anche dell'olio, delle olearie, la costruzione di una vera e propria chiesa, quando nel 1560 Pio IV ne affidò la costruzione a Michelangelo, che utilizzò l'imponenza delle sale dal calidario al frigidario, quindi dei saloni principali, con la costruzione di una chiesa che, riadattandosi all'interno del frigidario, aveva uno sviluppo di tipo longitudinale piuttosto che in profondità. O l'impianto stesso della certosa annessa alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, fino ad arrivare poi alla definizione, diciamo, sicuramente poi del Museo Nazionale Romano. E quindi in questo caso abbiamo veramente un esempio di un destino differente di questi grandi monumenti. E veniamo quindi, diciamo, a quella che può essere attraverso un'immagine che ci ricorda, ci ridà un'altra idea della bellezza di questi saloni interni, anche, vi dicevo, a quello che è l'aspetto di tutto l'arredo, quindi la nobiltà che doveva destare la meraviglia, non solo a livello, a scala gigantesca, grande scala per le terme imperiali, ma anche su terme come queste di Ostia, diciamo, la cui costruzione era stata cura della città, quindi i mosaici che pavimentavano gli ambienti, gli arredi, abbiamo già parlato dell'Abrum, questo da Pompei, ma queste grandi vasche, come queste due grandi vasche in granito che sono sistemate a Piazza Farnese, la presenza di altri mosaici o di grandi gruppi statuari, ma anche statue colossali. Vi ho solo messo queste due del Ponte dalle Terme di Traiano, queste di tutti i gruppi della collezione farnese rinvenuti appunto nelle Terme di Caracalla. E alcuni, appunto, già abbiamo citato anche la Coxiomenos, come citati anche dagli autori antichi. E veniamo a un ulteriore aspetto tecnico. Abbiamo parlato di grandi conserve di acqua per alimentare le terme, ma a livello su scala minore non potevano quindi esserci altre situazioni. È il caso, ad esempio, a Ostia, che insiste sulla falda fluviale, quindi facilmente c'era la possibilità di pescare acqua a livello a quota, diciamo, più bassa. E quindi, come in questo caso, nelle terme dei Cisiari, anche un po' per gusto personale, perché lo scava da io, quindi i resti di questa ruota, di questa noria, che sono stati rinvenuti e oggi sono musealizzati appunto nel Museo di Ostia Antica, bastava semplicemente in uno degli ambienti, tante terme a Ostia utilizzano questo sistema. Queste ruote di legno incassate su un elemento appunto trasversale non facevano altro che prendere acqua dalla falda, la immettevano praticamente girando dentro una sorta di cassettini aperte e la riversavano a quota più alta dentro delle canalizzazioni. In questo disegno dalle terme del Mica, diciamo ricostruttivo ipotetico, addirittura potevano essere fatte girare non solo con complessi meccanismi come ad esempio con più ruote che una fa girare l'altra, ma anche manualmente, semplicemente camminando sopra e agevolando
il suo movimento rotatorio. Diverso è il caso, perché noi poi conosciamo queste norie anche dalla descrizione di Vitruvio stesso, che ci cita la ruota, quella dei mulini, che si muovono ovviamente con la forza però motrice di un'acqua che scorre. Altra era appunto far scorrere, l'altra possibilità era far scorrere poi per la distribuzione anche dell'acqua con acqua che è caduta dall'alto. E questo era solo per dare appunto un sistema, perché quello che vorrei appunto sottolineare è che questi complessi, noi di solito andiamo con la mente sempre a questi grandi complessi imperiali che vi ho fatto vedere, ma a livello poi minore adattavano poi le esigenze poi tecniche anche ad altro tipo di soluzioni. E veniamo quindi a un po' all'aspetto di quella che era la vita dentro questi complessi. Abbiamo parlato di una popolazione dai numeri incredibili, insomma, anche se poi su altri ambienti ovviamente i numeri potevano essere decisamente minori, ma quello che dovevano essere l'atmosfera sarà stata sempre la stessa, che andiamo un po' a sentire dalle parole di questo brano famosissimo, citava già Claudia, di Seneca, che aveva la sventura di avere una casa proprio in prossimità, vicino ad un impianto termale, e risultava piuttosto infastidito. Che mi venga un colpo se il silenzio, quando uno se ne sta appartato a studiare, non è veramente necessario come si pensa. Ecco, intorno a me risuonano da ogni parte schiamazzi di tutti i tipi. Abito proprio sopra uno stabilimento termale. Immagina ora ogni genere di fracasso fastidioso. Quando i più forti si allenano con i pesi e faticano, o fanno finta di faticare, ecco, io sento i loro gemiti. Tutte le volte che trattengono il fiato ed espirano, sento sibili e ansimi. Quando capita qualcuno pigro e che si accontenta di un normale massaggio, sento le botte delle mani che schiaffeggiano le spalle, e il suono cambia quando battono con le mani di piatto o ricurve. Se poi arrivano quelli che giocano a palla e cominciano a contare i tiri, allora è proprio finita. Ora aggiungici il rompiscatole, il ladro colto in flagrante, quello che canta mentre fa il bagno, quelli che fanno i tuffi e che con l'acqua fanno un fracasso indiavolato. E almeno questi hanno voci normali. Pensa all'estetista, che per farsi notare parla con la vocetta sottile e stridula, e sta zitto solo quando depila le ascelle, costringendo un altro a gridare al posto suo. Poi ci sono le urla del bibitaro, del paninaro, del cornettaro e di tutti gli esercenti dei negozi che vendono la loro merce, e ognuno modula diversamente la propria voce. Bene, con queste note dolenti di Seneca andiamo a vederla un po' questa atmosfera, partendo appunto dagli spogliatoi, dove vediamo che i frequentatori andavano a riporre le vesti, diciamo subito che alle terme ci si spogliava e gli uomini potevano ottenere una tunica nel caso dovessero fare l'attività fisica, ma altrimenti si girava in una sorta di perizoma, che erano questa sorta, diciamo, in funzione di mutande, di braghe, di lino, di cotone, il subligaculum, che nei casi delle donne
era poi arricchito dallo strofium, che era la fascia a copertura del seno. Tutti questi vestiti venivano, come vedete, messi in questa sorta di armadietti aperti o sopra queste mensole con dei divisori, e a ciascuno diciamo, assegnato al proprio utente, e con uno schiavo anche a guardia, il capsal, che era questo che diciamo, addetto proprio anche alla sorveglianza, perché come sappiamo dagli autori antichi avvenivano anche furti di vesti diciamo nelle terme. È chiaro che poi il ricco si presentava con il suo schiavo personale, mentre gli altri giravano e quindi arrabattandosi per conto proprio. Diciamo subito che ogni servizio doveva essere in qualche modo pagato. L'accesso era abbordabile, abbiamo detto, a livelli popolari doveva essere, ci dicono le fonti, mezzo asse per gli uomini, un asse per le donne, costava il doppio per le donne, però quindi era una cifra piuttosto irrisoria, mentre ogni servizio poi anche lì era un altro gettone di presenza. Vedete qui quello che vi dicevo, questo famosissimo mosaico delle donne, le fanciulle in bikini da Piazza Armerina, il tipo di abbigliamento intimo delle donne. Nella palestra era appunto, ci si dedicava all'attività atletica, all'attività fisica, attraverso giochi, giochi di gruppo, ma anche alla lotta a livello agonistico, come c'è rappresentato in questo mosaico, ma anche ci faceva la corsa a rincorrere un cerchio spingendolo in avanti, giochi che ritroviamo anche di nostri, vicini a noi. E un grande protagonista era sicuramente il gioco della palla, la palla che aveva, c'erano giochi di diverse fogge, anche diciamo simili, nel senso di una sorta di pallavolo o una sorta di tennis, proprio questo praticato tra le fanciulle, tennis praticato senza racchetta ma con l'ausilio delle mani, o a passarsi la palla velocemente fra tre persone, questo che è noto come trigon. Le palle sappiamo che potevano essere di stoffa, potevano essere di piume, potevano essere più pesanti, di sabbia, o addirittura vengono citate palle di vetro, per agevolare i movimenti, non tanto per lanciarsele. E c'era, oltre agli utenti, abbiamo detto, una popolazione forse ancora più numerosa a livello di addetti personale di servizio. E il capsaio se l'abbiamo già nominato, proprio perché c'era poi tutto l'aspetto estetico, abbiamo destinato quindi ai massaggi, quindi l'unguentarius, che per tutti i massaggi, quindi le persone venivano cosparse ovviamente di olio, mentre il mestiere molto più, come dire, infernale sicuramente era quello dell'addetto ai prefurnia. Il balneator è una sorta di bagnino, e lo conosciamo, questo famosissimo mosaico alle terme di Buticosus da Ostia, e lo vediamo qui con appunto la sua sicola, con il suo secchio. E la Lipus doveva essere il depilatore, un depilatore che appunto ci ha citato anche prima Seneca. Vediamo qui da un altro mosaico da Piazza Armerina appunto una serie di personale appunto che ha rappresentato probabilmente degli schiavi. E vi dicevo anche qui un'immagine di una domina, di una donna di sicuramente un certo tenore sociale, perché si recava alle terme, si sta recando accompagnata dai suoi servi che l'aiutano nella vestizione o portandogli dei panni. Non ho detto forse, le terme, abbiamo citato prima quelle di Pompei, la presenza di un settore femminile e un settore maschile.
Sicuramente, diciamo, questo c'era, così come ci sono probabilmente anche piccoli impianti destinati solo agli uomini o solo alle donne, ma noi sappiamo che in queste pubbliche grandi, dove sicuramente i percorsi erano stati sdoppiati, c'erano poi delle zone comuni, e queste zone comuni erano sicuramente, diciamo, promiscue, e queste in primis era la natazio, perché la piscina era unica per tutti. E erano, diciamo, questi atti, diciamo, di promiscuità, così erano anche ampiamente, a volte davano degli scandali, ampiamente criticati, e sappiamo anche che Adriano stesso e anche altri imperatori tentarono di ovviare proprio dando, se non percorsi separati, anche orari diversi. Di solito la mattina era destinata alle donne e gli uomini e poi al pomeriggio. E tra le tante altre attività, ecco, qui solo una carrellata di, oltre agli schiavi che dicevamo prima, anche c'era quello di approvvigionarsi di sicuramente e per bere e per mangiare, quindi dovevano esserci anche tutta una serie di negozi, botteghe dove potersi rifocillare, e in questa scena, diciamo, da un sepolcro, in questo rilievo abbiamo invece una scena di Toletta. E come, vabbè, qui è la signora sempre con il corteo delle sue ancelle. E ultima notazione, diceva ricordare anche questo, l'aspetto, diciamo, erotico in questi ambienti, come un po' in tutti gli edifici, in tutti gli ambiti, diciamo, urbani e sociali di incontro tra i cittadini, c'era la possibilità di ricorrere ai servizi, alla prostituzione. Prostituzione che non era ammessa negli impianti termali, ma probabilmente anche questo ritrovamento e queste ultime terme, diciamo, scavate, le terme suburbane a Pompei, in una zona anche ampiamente frequentata, sono accanto a Porta Marina, quindi di accesso poi anche con tutto quello che era l'accesso al mare, diciamo, a livello di frequentazione. La presenza nell'apoditerium, in questo ambiente, non in tutto l'ambiente, ma nella parte più, diciamo, profonda dell'ambiente, dove doveva essere appunto destinato alla presenza delle banche e dei bancali per sedersi e spogliarsi, sulle pareti abbiamo la raffigurazione di queste scene erotiche in corrispondenza di raffigurazioni di cassettine numerate. Ce ne devono essere 16, ne sono conservate solo la metà, ma ciascuna contraddistinta appunto da una di queste scenette. Tra parentesi, qui è conservata l'unica riproduzione di Un amore saffico, questo che vi ho messo, l'unica, perché altrimenti sono uomo e donna, e gli studiosi hanno, diciamo, non sono concordi, hanno effettuato varie ipotesi, perché appunto di sicuro non era, si è parlato di una sorta di catalogo, una sorta di Kama Sutra, oppure una modalità di contrassegnare le cassette, appunto, di ciascuno, come proprio armadietto di custodia, no? Per le vesti, ma probabilmente quindi c'è chi ha voluto leggere una sorta di lato anche ironico nel creare un elemento attrattivo per queste terme, che sono terme private, a gestione privata in questo senso, anche se si pensa che molto probabilmente dovevano essere collegate ad un lupanare presente invece al piano di sopra, quindi, diciamo, c'era la possibilità, una sorta di manifesto pubblicitario della possibilità di accedere ad altri servizi collaterali a quelli delle terme. Bene, e su questa diapositiva finale, dove questi mosaici con la raffigurazione di quella che erano sicuramente le ciabattine un po' simili a quelle nostre per andare in piscina, con la scritta bene, una scritta beneaugurante, diciamo, concludiamo avendo cercato di dare tante informazioni, ma sicuramente tante altre anche sono sfuggite, ma il discorso è molto ricco e articolato.